Assessore, nel suo intervento ha voluto mettere in evidenza quello che è l'impegno per questo progetto che riguarda la montagna calabrese. Ha ribadito che la montagna calabrese forse è poco conosciuta perché pensiamo sempre a una Calabria bagnata dal mare, quindi significa che c'è veramente la possibilità di guardare al futuro parlando di economia per quanto riguarda le montagne e l'agricoltura. La Calabria ha l'80% del territorio collinare e montano e questa caratteristica fa sì che su questa parte del territorio calabrese viva tanta gente e che ci siano tantissime attività. È un'area sulla quale si è investito poco, onestamente e sinceramente, negli ultimi decenni, ma è un'area tutto sommato salvaguardata dal punto di vista ambientale perché c'è un patrimonio forestale straordinario e c'è anche una enorme biodiversità. Questa ricchezza va naturalmente valorizzata, va patrimonializzata e l'idea del governo regionale guidato dal presidente Occhiuto, ma anche prima del presidente Santelli, è quella di puntare ad una valorizzazione della montagna, in particolare di alcune aree di questa regione. Certamente le aree nelle quali si trovano i parchi, il Parco Nazionale del Pollino, il Parco Nazionale della Sila, dove ci troviamo, il Parco Nazionale della Spromonte e perché no anche il Parco Regionale delle Serre. Un enorme patrimonio che va valorizzato attraverso investimenti, ad esempio le ciclovie dei parchi che possono stare a significare un turismo sportivo, destagionalizzato, ambientale, naturalistico. Oltre a questo una serie di iniziative che possano far star meglio chi ha deciso di vivere su questo territorio e chi ha deciso di utilizzare al meglio le risorse di questi territori. E quindi una serie di azioni volte anche alla valorizzazione di alcuni mestieri che rischiano di essere abbandonati, ad esempio i corsi di formazione sul Pastore 4.0 per avvicinare i giovani ad attività che non sono quelle di un tempo, perché ripeto spesso che l'agricoltura di oggi non è l'agricoltura della zappa, ma è un'agricoltura che si fa attraverso tecniche innovative, attraverso i droni, attraverso le centraline di valutazione delle condizioni climatiche, attraverso altre tecniche che possano naturalmente essere guidate e che possano essere di interesse e di attenzione per i giovani. Tutto questo fa sì che le politiche di valorizzazione della montagna passino anche attraverso manifestazioni come questa, con una missione di rilievo europeo che si svolge in Calabria, con orgoglio, ben organizzata, e quindi complimenti a chi ha lavorato, la regione ha supportato finanziariamente questa organizzazione per fare in modo che questa Calabria, che rimane l'ultima terra da scoprire del paese, con orgoglio possa mostrarsi al resto del paese, ma perché no, al resto d'Europa, e possa essere conosciuta per quella che è una Calabria straordinaria.